Agrigento, l'associazione insegnanti in movimento manifesta innanzi alla sede dell'INPS contro gli abusi della legge 104. I dettagli delle rivendicazioni. Irene Milisenda. Ad Agrigento non si placa la protesta degli insegnanti. L'Associazione degli insegnanti in movimento si è ritrovata questa mattina davanti alla sede dell'INPS per richiamare ancora una volta l'attenzione sulle problematiche inerenti agli abusi della legge 104, che tutela le persone affette da disabilità o che hanno disabili di qualsiasi tipo all'interno del proprio nucleo familiare. Spesso gli abusi hanno consentito scavalchi indebiti a danni degli altri insegnanti. Secondo i manifestanti ricorrono false aspettative e poco chiarezza da parte dell'INPS, che terrebbe all'oscuro il suo lavoro. Dovevano essere rifatte a tappeto tutte le visite ai circa 2.000 beneficiari della legge 104 e invece sono stati solo un migliaio quelli sottoposti a verifica da parte della commissione medica dell'INPS. E su ciò l'associazione insegnanti in movimento, quella che ha sollevato il caso degli abusi provocando indagini e arresti, attende ancora delle risposte. Continuiamo a protestare perché nei fatti abbiamo sentito in 2 anni solo chiacchiere, parole, ma fatti non ne abbiamo visti granché. E siamo qua perché vorremmo capire su quale base hanno scelto di visitare o non visitare altre persone, sempre se visite strumentali si tratta, perché alcuni ci riferiscono che sono state visite solo del documenti, quindi cartacei, altri ci riferiscono che sono state visite visite mediche vere e proprie. Quindi abbiamo molti dubbi, a nostro avviso, che è quella di presentare un elenco con 600 nomi che sono tutti quelli che hanno beneficiato dell'articolo 21, quindi con handicap personale, e presenteremo questo elenco di 600 persone. E chiedendo all'INPS di dirci semplicemente se sono stati visitati o meno e se gli è stata revocata o meno la beneficio della 104. L'associazione Insegnanti in Movimento non intende mollare, soprattutto dopo anni di battaglie portate avanti e finalizzate a fare chiarezza sull'utilizzo della legge della 104. Noi abbiamo sempre chiesto dall'inizio, prima di tutto, che si faccia chiarezza sulle posizioni di molte persone che oggi sono indagate, ma la cosa che a noi interessa è che avvengano comunque dei controlli che possano permettere per esempio al provveditore di fare dei provvedimenti retroattivi, perché nel momento in cui viene fatto un provvedimento retroattivo si libera un posto, quel posto che è stato usurpato abusivamente da queste persone, e questo purtroppo ancora non è avvenuto. Dal 2012 che chiediamo tutela, che chiediamo trasparenza e chiarezza, non è stato mai fatto ed è una situazione che non può continuare ad andare avanti. Cioè, noi abbiamo le uniche nostre, diciamo, speranze sono i controlli della magistratura, speriamo che si faccia luce e c'è chiarezza, perché altrimenti sarebbe veramente deleterio lasciarci così all'abbandono. E il secondo punto è che speravamo almeno nei controlli a tappeto che l'INPS si era proposto di fare. Non capiamo per quale motivo questi controlli non sono più stati fatti a tappeto ma a campione. Poi abbiamo anche saputo che ci sono state delle 104, soprattutto articolo 21, soggette a revoche, quando invece abbiamo saputo, pare, che queste revoche non sono state notificate, quindi si presuppone che nell'ultima mobilità questi docenti che illecitamente hanno beneficiato della precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità abbiano avuto un diritto a cui invece non spettava.